Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Gloria a Dio. Invocatelo mentre egli è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo lasci i suoi pensieri. Cari della Sicilia, è tempo di cercare il Signore, ma di cercarlo nel modo giusto, non nelle false chiese dove ci sono gli idoli, le immagini di pietra, di legno, di metallo. Lì non c'è il Signore. Il Signore bisogna cercarlo nella Bibbia. Alleluia, popolo di Ravanusa. Bisogna cercare Gesù, perché siamo nella fine dei tempi. Il Signore non vuole che perdi la tua anima. Non Alleluia. Cercare Dio in un tempio pagano pieno di idoli. Le statue, dice la Bibbia, hanno occhi ma non vedono. Lì non c'è il Signore. In una statua non c'è il Signore, ma c'è il diavolo. Ecco perché Gesù dice che bisogna conoscere la verità. Alleluia, conoscerete la verità. Abbi pietà, Signore, aiutaci. La verità vi farà liberi. Perdona loro, Signore. Gesù vi vuole liberare dal peccato, dalle tenebre, dall'idolatria. Il Signore Gesù, alleluia, è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Gloria a te, Gesù, Padre. Gesù vuole togliere i tuoi peccati. È solo Gesù che toglie i tuoi peccati, non un prete. I preti sono falsi ministri. Bisogna cercare Gesù, alleluia, perché Gesù è la via, la verità e la vita. Cari di Ravanusa che siete qui, cari che ascoltate, alleluia, il Signore, cercate la verità del Vangelo. Gloria a Gesù. Gloria al Signore. Cercate la verità di Gesù Cristo. Alleluia. Pentiti dei tuoi peccati, perché la Bibbia dice: l'anima che pecca morirà. Il Signore non vuole che tu ti perdi nel peccato, nel vizio. Gloria a Gesù. Nella menzogna, nella ribellione. Tante persone oggi vivono nel peccato, bestemmiano, guardano altre donne, tradiscono la moglie e poi vanno a messa. Sono grandi ipocriti. Andare a messa non salva. Alleluia, Gesù. Anzi, andare a messa ti porta all'inferno, perché lì non c'è la verità. Lì c'è l'idolatria, ci sono le immagini false, gli idoli. Voi dovete conoscere guidaci, la verità, Padre, alleluia. Dio è spirito. Alleluia, gloria a Dio. Dio è spirito. Noi siamo venuti qui a predicare a Ravanusa, alleluia, per la gloria di Dio. In questi anni passati ho predicato in tutta Italia, da nord a sud. E anche in questa piazza devo predicare, perché anche qui c'è la confusione, c'è il peccato, c'è l'idolatria della Chiesa romana. Non crediate alla Chiesa romana, piena di idoli, al Vaticano corrotto. Non crediate, crediate alla Bibbia. Alleluia. Amen. La verità è nella Bibbia, gloria al Signore. La verità è Gesù, alleluia. La verità è Cristo, il Re dei Re. Popoli di... Alleluia, che ascoltate, popolo di Ravanusa, ravvedetevi dei vostri peccati. Il prete non vi dice queste cose. Pentitevi dei vostri peccati. Ma la Bibbia dice che bisogna pentirsi. Alleluia. E credere nel Signore Gesù. Credere nel Messia, alleluia, abbandonare le vie malvagie, abbandonare l'iniquità, abbandonare il peccato, abbandonare l'idolatria. Gesù disse: conoscerete la verità vi farà liberi. Alleluia. Il Signore Gesù vi vuole fare liberi.
perché noi stiamo vivendo nei tempi della fine. Tutte le cose che stanno accadendo nel mondo sono segni della fine. La pandemia, il Covid, tutte le cose che stanno succedendo nel mondo, grandi terremoti, vulcani che si stanno risvegliando nel mondo intero, la crisi mondiale, le guerre che stanno per scoppiare nel mondo, sono segni della fine. Cercate il Signore. Alleluia. Pentitevi del peccato, cercate il Signore Gesù. Gloria al Signore. Cercate la verità del Vangelo. Alleluia. Cercate la verità di Gesù Cristo. Implorate il suo perdono, ma non vi inginocchiate davanti alle statue. Quelli sono idoli fatti dagli uomini corrotti. Dio non si trova in una statua. Dio è nei cieli. Amen. L'idolatria e peccato porta all'inferno. Nessuno ve l'ha mai detto questo. Allora noi siamo venuti qui oggi. Pregare davanti alle statue è peccato. È sbagliato. Va contro i 10 comandamenti. Ma là dentro sono pieni di idoli. Nelle chiese romane, nelle chiese del Vaticano, nelle chiese cattoliche sono pieni di idoli. Ma la Bibbia dice che noi dobbiamo adorare il Signore in spirito. Alleluia. E in verità. Gloria. Alleluia. A Dio. Adorate Dio in spirito e in verità. Togliete gli idoli, le statue di santi, di madonne, le statue di legno, di metallo, perché sono idoli falsi. Bisogna adorare Dio, solo Dio. Amen. Gloria a Gesù. Adorare solo il re dei re, così dice la Bibbia. L'idolatria, le processioni, venerare le statue, venerare le immagini vi porta all'inferno. Ciò va contro i comandamenti di Dio. È Satana che ha inventato quelle cose. È il diavolo che ha inventato quelle cose, le statue che non hanno vita. Sono cose fatte dall'uomo, ma noi dobbiamo volgere il nostro cuore a Dio che è nei cieli. Alleluia. Questo è il vero Vangelo. Alleluia. Amen. Cristo vive. Alleluia, questo è il vero Vangelo. Volgere il cuore verso Dio che è nei cieli, verso Gesù Cristo, l'unico mediatore, alleluia. Gloria che vive. Poiché vi è un solo Dio, è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Amen. Gloria. Alleluia. Il quale ha dato se stesso per noi. Ed è morto sulla croce, l'unico che è morto alla croce per noi, per te, per salvarci è Gesù Cristo. Tu non devi pregare un santo, come ti insegnano lì dentro, che devi pregare i santi, le madonne, le statue, Santa Rosalia, Sant'Agata, quelle sono menzogne. La Bibbia dice che solo... Alleluia. Gesù salva. Gloria a Dio. Alleluia. Dio, 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 credi nel Vangelo. Ravvediti. Convertiti. Accetta la verità prima che sia tardi. Gloria a Dio. Questa guidaci, Padre. Alleluia. Se una persona muore lontano da Gesù, si perderà per sempre. Non esiste il purgatorio, eh? Là dentro dicono che c'è il purgatorio, ma non è vero. Fanno le messe ai morti, ma non serve a niente. Bisogna credere mentre siamo in vita. Alleluia. Credere in Gesù mentre siamo in vita, cari della Sicilia. E quando tu credi in Gesù, il Signore Gesù ti perdona.
Il Signore Gesù ti libera. Alleluia. Gloria. Gloria a Dio. Il Signore Gesù spezza le catene e ti libera dal peccato e ti libera anche dall'idolatria, perché l'idolatria è peccato, perché Gesù è spirito.